Ciao ragazzi, ben ritrovati. Allora, tornano a grande richiesta tu valle i mugugni del musicista, ovvero i miei piccoli diari di viaggio, le mie piccole riflessioni. È un po' che non ne faccio, ma sono stato impegnato da alcune produzioni che adesso vi racconto. E poi devo dire che vi agitate, cioè vedete i pochi che seguono, che guardano questi video, ma questo viaggio che fai, dov'è questo panificio? Sono in macchina, tutto a posto, va tutto bene, state tranquilli. Anche io mi agito un po' perché con questi scooter che vi appiccicate sempre dietro alle autovetture, che poi se quello davanti frena tirate giù tutti i santi. Allora, adesso sono un po' fuori zona, qua ci sono pochi scooter, così si può fare un bel mugugno stile genovese. E ora le opere di John Philip Sousa suonate con la mia narice destra. Allora, nei mugugni, come in tutti i miei video, ci sono i capitoli, così questo per esempio è un capitolo introduttivo e voi potete seguire anche il navigatore. Voi potete saltare da un capitolo all'altro, potete anche spegnermi quando volete senza problemi e grazie comunque per l'opportunità. Dicevo, mi sono portato un po' di lavoro, ho realizzato ultimamente due volumi di basi musicali stile pop, diciamo così, ognuno da 30 tracce, 30 basi, e altri due volumi di basi musicali rock, hard rock, sullo stile degli AC/DC. Ho cercato il più possibile di avvicinarmi al loro stile e al loro suono, cosa che non è facile come crediamo, secondo me. Sì, esatto. Dopodiché, così racconto un po' anche il lavoro che sto facendo in questo periodo, da questi volumi ricavo le basi per basso e di conseguenza quelle per batteria, aggiungendo poi una solista, una melodia. Infine, da queste tracce prendo 6 basi pop, 6 basi hard rock e realizzo degli altri volumi di basi musicali suonandole in tutte le tonalità. Morale della favola, ho circa 600 brani che adesso mi esporto, mi masterizzo, mi impacchetto e così sono pronti per programmare le pubblicazioni. Allora, intanto che li masterizzavo, stavo pensando a quest'uso che c'è ultimamente di realizzare questa sorta di multi-mastering, cioè un mastering pensato apposta per Spotify, un mastering pensato apposta per YouTube. E questo perché? Perché si ha la sensazione, spesso si ha la sensazione di un complotto. Spotify ti abbassa il volume del brano, YouTube ti rovina il brano. Ma non è vero. Non è vero niente. Il tuo brano, il nostro brano, è già rovinato, cioè abbiamo fatto tutto noi. Spotify e YouTube agiscono ognuno in maniera propria, ma io in particolare mi rivolgo a Spotify, agisce in modo da mantenere tutti i brani che poi ascoltiamo nella piattaforma con un volume che sia, diciamo, simile. Tratta tutti alla stessa maniera. E però in realtà le grandi produzioni, quelli che tu chiami serie A, che dici sempre bisogna seguire, imitare quelli della serie A, hanno un volume più alto. E certo che hanno un volume più alto, perché sono registrati meglio e il mastering è stato fatto meglio. Oggi l'epoca del digitale e il modo internet, insomma, in cui le informazioni sono molto più alla portata di tutti e girano con una velocità istantanea, ha fatto sì che ci ritroviamo a dover seguire tutti gli aspetti della produzione. Io nel 2000 ho registrato le chitarre per il mio primo disco e sinceramente il mastering non sapevo neanche che cos'era, perché c'era qualcuno che era pagato per gestire apposta questo aspetto della produzione. Oggi, con questa storia di gestire tutto da noi, si cade spesso nello sbaglio, cioè secondo me è uno sbaglio, di impuntarsi su un aspetto della produzione senza avere gestito in maniera efficace gli altri. Intendo dire, il mastering è il processo finale di una catena, l'anello finale di una catena,
che ovviamente dipende molto da come hai gestito gli aspetti precedenti della produzione. Ora io ti chiedo, ma il tuo brano, a parte dirti è bello o brutto, ma su questo so che non hai dubbi, perché io in 20 anni di sala d'incisione ho sempre sentito pareri tipo ma che figata, ma hai sentito che roba, ma questa è una roba mondiale. E vabbè, l'importante è essere convinti nella vita, ma è registrato bene? È mixato bene? Hai sentito anche tu Birba? Sì! Oggi vedo tanti giovani che comprano, non so, il videocorso, non ho niente contro, ma comprano magari il videocorso da $19 sul mastering e poi dopo cosa fanno? Cinque mastering diversi. Parlavo col finestrino. Ciao. Non ne puoi fare uno bene, cioè la morale è questa. È vero che i grandi professionisti, le grandi produzioni fanno sicuramente più mastering, ma tu devi capire quando sei in questa posizione di professionalità e quindi di vendite e ascolti, e i tuoi ascolti su Spotify ti dicono se sei in questa posizione o no, o quando invece sei in una posizione in cui ti conviene perdere più tempo, spendere più tempo in un mastering solo e magari gestire meglio gli aspetti precedenti, cioè la registrazione, il mixaggio. Io potrei raccontarti delle scene da scenario di 1000 dettagli che vengono prima, che non sono stati curati. A partire, non so, dal cambio delle corde, degli strumenti. Qual è la frase storica? È un esempio, ma 1000 cose che ci dimentichiamo. Ce le ho su da poco, fidati. Allora ragazzi, settimana prossima registriamo le chitarre ritmiche, mi raccomando, facciamo il cambio di corde. Sì, ma ci mancherebbe, ma io poi vado dal liutaio, sistema tutto, il mio liutaio è il più bravo di tutti, lui ha lavorato per Tizio Caio. Bla bla bla, arriva il giorno della registrazione, allora le corde... No, non le ho cambiate, ma guarda, ho controllato, ce le ho su da poco, fidati che vanno benissimo. Anche perché io uso le Elixir che sono ricoperte con 4 strati di oro, titanio, platino. E poi le ha montate un liutaio che, guarda, era il migliore di tutti. Si chiamava Cristoforo Colombo. Ed era talmente bravo che queste corde non hanno mai perso segnale, non hanno mai perso suono. Per cui non c'era bisogno di sostituirle. Le pelli della batteria. Ah, io non uso la tua batteria, porto la mia, scusa, con 14 tom che poi ne utilizza uno solo. E le pelli? No, beh, non le ho cambiate, ma guarda, ce le ho su da poco, poi io uso le Evans che hanno 14 strati. E disclaimer, ho citato Evans, ho citato forse Elixir, dei nomi di marche prestigiose di strumenti, e solo li ho citate ai fini di esempio, potrei andare avanti all'infinito. I bassisti, vabbè, i bassisti non lo sanno che si possono cambiare le corde anche al basso. Allora, gestisci queste cose. Ti ritrovi con dei brani che magari sono stati registrati a pezzi, le voci registrate sillaba per sillaba, incollate così con lo scotch, gli strumenti registrati fuori tempo, con un suono palesemente fatto male. E poi dopo fai tutti questi mastering. È inutile che andiamo poi a piagnucolare sui forum. Ma perché io ho usato questo plugin, che è quello fatto apposta, perché questo ti cambia la percezione, perché questo... Che noia, che noia, che noia, che noia. Che noia, che barba, che barba, che noia. Che no, che barba, che barba, che noia. Allora capisci che non è la soluzione giusta. Ti racconto ancora questa mia esperienza. Basta, basta. Quando adesso ascolto dei brani che ho scritto tanti anni fa, che ho registrato tanti anni fa, li ascolto magari su Spotify, ogni volta che li ascolto perdo un dente, perché magari ci sono delle frequenze acute esagerate sulle chitarre ritmiche, un utilizzo sbagliato dei trigger sulla batteria, magari la cassa e l'urlante sono acutissimi, così quando poi vengono suonati i tom quasi non si sentono, cioè c'è uno sfalsamento proprio della nostra percezione del suono, l'utilizzo delle basse frequenze, cioè se vuoi avere un buon mastering che suoni alto di volume devi avere una gamma dinamica molto compatta, devi aver lavorato bene prima. E ti dicevo, questi brani che io
ho registrato tanto tempo fa, quando li ascolto appunto su Spotify e li paragono alle grandi produzioni a cui magari mi sono ispirato, sento una differenza, no? Ma la sentirei comunque anche se avessi fatto il mastering apposta. Spotify non mi avrebbe danneggiato, anzi magari mi avrebbe ancora dato una mano. E quando ascolto alcune produzioni, soprattutto realizzate di recente, vabbè, se vuoi mettere la retromarcia così, in cui sono ovviamente più sicuro, ho una maggior cognizione di causa di quello che ho fatto, le sento invece molto competitive, proprio a confronto con le produzioni grosse a cui mi sono ispirato. In entrambi i casi non ho fatto un mastering apposta. Il modo in cui gestisci le basse, le medie cambiano molto la tua percezione del volume. Le medie e le frequenze, non le birre, quelle anche cambiano la percezione del volume, ma è un altro discorso. Sarebbe meglio evitarle, magari una dopo il mixaggio, dopo il mastering. Allora dai, ci siamo capiti. Se non sei un genio o il padre eterno, o se hai 4 ascolti su Spotify, non è gestendo tanti mastering che arrivi neanche a 5, e tantomeno a 5.000, 500.000. Ci arrivi guardando le fasi prima, preoccupati di quelle. E piuttosto, se avanzi tempo o avanzi del denaro, io non ti vendo niente, puoi farti fare un mixaggio da qualcun altro per ascoltare un parere diverso, un orecchio diverso. Puoi mixare più volte un brano, gli stessi brani, fare un nuovo mixaggio da capo e vedere quello che funziona meglio. Cerca di lavorare bene e dare un senso alle cose. Lascia perdere 5 mastering se il lavoro che hai fatto prima non è stato fatto bene. Ok, questo è quello che volevo dire, parlare un po' di Rapax e dei giovani. Grazie che sei stato ad ascoltarmi. Come al solito, se ti va di correggermi, di raccontarmi la tua nei commenti, mi fa piacere. E ci si pinza al prossimo mugugno. Ciao ciao!